Sindaco, allora, alla vigilia della sua partenza per l'Australia, è una partenza che viene avvertita dalla popolazione, anche dalla sua stessa amministrazione, perché chiaramente vedono in lei un punto di riferimento giustamente per quanto riguarda la gestione di questo paese. Lei non a caso ieri ha avuto un confronto con gli operatori economici, ecco, anche prima della partenza questo confronto ha un significato particolare. Perché? Perché chiaramente dopo dobbiamo essere tutti proiettati verso la stagione estiva e quindi ci vogliono delle certezze appunto per affrontare la bella stagione. Partiamo dall'idrico, che è stato un problema devastante, direi un problema incredibile per come si è verificato, su problemi che si conoscono, ma che voi conoscete chiaramente, ma che conosce anche la proprietà dell'impianto e che conosceva da tempo. Lei si è assunto una responsabilità non indifferente, cioè lei ha firmato un'ordinanza per 3 mesi in attesa che si facciano questi lavori. Questo aspetto mi pare che non è stato ben recepito dalla comunità. Vabbè, intanto per quanto riguarda questo viaggio, diciamo, forse diciamo, è un po' esasperata la percezione, perché siccome forse io avendo avuto l'abitudine che in 7 anni non sono mancato più di 48 ore dal comune mai, forse un viaggio di 15 giorni che pure normale, diciamo, in 7 anni viene percepito più importante di quello che è. Oltre a questo, la riunione di ieri era stata richiesta da Federalberghi e dall'Associazione dei commercianti, e io ci tenevo a farlo prima che partissi, perché magari farlo a fine febbraio avrebbe avuto un senso diverso. Per quanto riguarda l'idrico, io ho tentato ieri di spiegare, ma l'ha fatto anche bene secondo me il vice sindaco in una serie di interviste, in una serie di comunicati, il problema qual è. È un problema che noi ci tiriamo da tanti anni ormai, negli ultimi anni, in modo molto che ha creato diversi disagi, ed è sempre collegato al fatto della scarsa produzione del dissalatore, che non produce i quantitativi che noi facciamo, per cui l'amministrazione è sempre andata rincorrendo la possibilità di fornire anche in modo suppletivo con delle navi dell'acqua. Questo ha creato nel tempo anche una grossa difficoltà, perché indipendentemente dai quantitativi che vengono forniti, il fatto di andare sempre in emergenza, sempre all'ultimo minuto, e quindi di non ripristinare le scorte, ha dato, oltre che la difficoltà vera, molto reale negli ultimi giorni dei nostri concittadini, ha dato la sensazione anche di un'insicurezza, quindi esasperando molto di più il problema reale. Il dissalatore non produce abbastanza, ed è noi anni che lo diciamo. Ricordo che il dissalatore della regione siciliana, affidato a un gestore, quindi il comune è soltanto il cliente, cioè quello che deve ricevere l'acqua, la deve pagare, ma la deve solo ricevere, non ha altre responsabilità, non lo produce per un problema fondamentalmente per l'adduzione, cioè per la condotta. È stato, come abbiamo già spiegato, è scaduta l'autorizzazione per la presa a mare, era il momento di rinnovarla, la regione stessa nell'ufficio con l'ARTA ha detto ok, voi potete produrre, però dovete utilizzare la condotta come diceva il progetto iniziale, e quindi il fatto che negli ultimi anni non siano stati fatti quei lavori o siano stati cercati dei palliativi, che si doveva fare la pulizia della condotta o meno, ha fatto esplodere. Cioè, sindaco, io vorrei essere più chiaro, in questa vicenda a livello regionale ci sono delle responsabilità o no? Perché allora, le prescrizioni a livello ambientale allora, ci sono. I vari uffici hanno proposto negli ultimi 3 anni, non riuscendo a ottenerlo, una pulizia per ripristinare quella condotta che non gli è mai stata concessa, una volta perché non c'erano i soldi in bilancio, una volta perché la proposta non veniva accettata. Dal mio punto di vista neanche la pulizia era la soluzione, ma la soluzione era la realizzazione di una nuova condotta, perché che finalmente con la lettera di ieri, sì, dell'altro ieri, il dirigente che sta affrontando questa questione, il dottor Lauria, comunica che ha fatto una conferenza servizi con tutte le parti e sono arrivate alla conclusione, identificando finalmente le cifre dove devono essere prese per la realizzazione della condotta, perché la condotta utilizzata in questo momento viene utilizzata
sia per prendere l'acqua sia per scaricarla, sì, e sì, di conseguenza non può. Perfetto, non ma, può. Ma la regione perché si accorge dopo tanti anni dalla costruzione del dissalatore che bisogna tornare a quello che è il progetto originario? Questo, cioè, è una domanda che dobbiamo fare alla regione, non al comune di Lipari, anche se devo dire gli uffici in questo momento, con la conferenza dei servizi dell'altro giorno, hanno identificato la soluzione giusta. Nel frattempo il dissalatore, dovendo osservare una indicazione dell'ARTA, produceva pochissimo sotto i 2000 metri cubi, perché non doveva, certo, osservare questa. Era stata chiesta al sindaco di fare, questo già a dicembre, una ordinanza per decretare lo stato di emergenza idrica e permettere in deroga di utilizzare il sistema utilizzato finora per produrre almeno i 4500 che d'inverno normali, ci sono d'inverno sufficienti. Il sindaco ha risposto che non avrebbe mai fatto quell'ordinanza, perché significava sempre una soluzione tampone e noi l'estate prossima avremmo di nuovo lo stesso problema, e che l'ordinanza sarebbe stata fatta quindi prendendosi la responsabilità. Ma la responsabilità, spieghiamola sindaco, la responsabilità anche per quanto riguarda lo scarico di Salamoia Mare. Sì, una responsabilità da parte mia, nel senso che io ho un problema oggettivamente, perché questo è sotto gli occhi di tutti, con le persone che sono senza acqua, l'istituto tecnico che pone dei problemi, dei numerose segnalazioni anche trasferitemi dai miei uffici, trasferimenti, certo, giorno denuncia pure i carabinieri, quindi sì, non stiamo inventando nulla, sì, che non è vero, e quindi io il problema di dover affrontare un problema igienico-sanitario e di certezza del servizio ce l'ho, e quindi è da parte mia motivata e giustificata l'ordinanza. Certamente quell'ordinanza va in deroga ai pareri dell'ARTA, quindi comporta una responsabilità, certo, e per questo motivo è un'ordinanza fatta soltanto per 3 mesi, diversamente da come mi era stata chiesta. Perché se avessi fatto, questo è il mio parere, se avessi fatto un'ordinanza sine die, senza tempo, intanto non avrei avuto mai la certezza che quei lavori, che sono la vera soluzione del problema, vengano fatti, e quindi avremmo avuto un dissalatore che aveva in deroga l'autorizzazione per continuare a fare quello che faceva, cosa che a me non va bene, perché non produce i quantitativi giusti. E in più un'ordinanza che non è temporanea, quindi si può giustificare soltanto con la temporaneità, pone un problema anche ambientale, perché se l'ARTA dice che il sale non può essere scaricato a 70 metri, è chiaro che per me, quella essendo una zona balneare di una certa importanza, io devo fare tutto il possibile e l'impossibile affinché questo venga rimosso nei tempi più brevi, per non compromettere la qualità, diciamo, della balneazione. Quindi l'ordinanza viene fatta per 3 mesi per darci in modo di produrre, per non avere i problemi che abbiamo avuto nelle ultime settimane. Contemporaneamente è stata fatta solo dopo che la regione ha fatto una conferenza dei servizi, nella quale ha attestato che sta producendo la progettazione e la variante per realizzare la condotta così come doveva essere prevista dal primo momento. Di conseguenza questa ordinanza varrà soltanto 3 mesi, nei quali il comune verificherà che dalla conferenza di servizi, io li vedo molto motivati in questo momento della regione, però vogliamo verificare che dalla conferenza dei servizi si passi alla progettazione e all'affidamento, certo, dei lavori. Devo dire che avrei potuto fare l'ordinanza non ora e continuare a non farla, e farla quando c'era la conclusione dell'iter, cioè la variante approvata e l'affidamento dei lavori. Si chiudeva l'isola. Però il problema mio è pure che se noi oggi non produciamo adeguatamente, oltre a dare il servizio ordinario e le varie di servizi che abbiamo avuto in queste settimane, ma oltre questo, se non mettiamo nelle condizioni delle persone di farsi, e le attività, di farsi un'adeguata scorta, e le scorte si fanno nel mese di febbraio e di marzo, non si fanno certamente in piena estate, qualunque produzione che noi avremo in estate, oppure i quantitativi integrativi con l'acqua, senza le scorte non saranno mai sufficienti. Quindi per tentare e per avere la possibilità quest'anno di passare una estate in serenità, non con le difficoltà che abbiamo avuto, era necessario che la produzione ritornasse ai 4500 metri cubi da subito per ripristinare le scorte. Sindaco, restando sull'idrico, lei ha anche dichiarato ieri che non è soddisfatto della gestione,
che chiaramente si attende ormai il parere della Regione per quanto riguarda poi l'affidamento all'AMAM che passerà attraverso il parere del Consiglio Comunale di Messina. E anche qui è chiaro che si resta in attesa di questi importanti provvedimenti. Ma io quello che ho dichiarato penso che sia stato chiaro, ho tentato di spiegare che intanto l'AMAM è un termine sbagliato, cioè a noi interessa il gestore unico, in questo momento secondo noi la legge identifica soltanto in AMAM, al di là di quello che dice la Tidrico, a noi interessa il gestore unico per tanti motivi. Primo motivo, quindi non è un problema di soddisfazione o insoddisfazione del servizio, perché va fatta una gara con un'ipotesi anche di investimenti e di risoluzione di una serie di problemi che abbiamo cronici, che non può essere affidata alla gestione ordinaria prorogata in ordinanza, su questo non c'è dubbio. Questo lo può fare, lo dice la legge, lo può fare soltanto l'ATI o lo può fare soltanto il gestore unico con un piano di intervento anche di investimenti pluriennali, oltre al fatto che noi è l'unico modo per avere una tariffa che sia adeguata a una media dell'ambito, così come dice la legge. In più, noi presto avremo il passaggio dei depuratori e dei dissalatori, il che significa che se non c'è il gestore unico, qualunque esso sia, se non c'è l'attività dell'ATI, tutti questi costi dovranno andare sulla tariffa, quindi la tariffa senza l'azione che sta conducendo l'amministrazione sarebbe esplosa o esploderà, se non si conclude positivamente questa azione, in modo esponenziale, con oltretutto il difetto che in effetti i comuni non la possono più neanche fare la tariffa, quindi è il cane che si morde la coda, nel senso che ci saranno maggiori costi che la legge dice che devono essere reperiti dalla tariffa, e la legge stessa dice che le tariffe non possono più essere gestite e commisurate dai comuni che non sono più i gestori del servizio e che possono continuare soltanto col sistema che avevano in attesa che l'ATI concluda il suo percorso che doveva essere concluso nel 2015, non ora, e quindi non può neanche modificare la tariffa in questi termini. Quindi la scelta fatta, al di là di come da qualcuno è stata rappresentata, non è neanche una scelta, è l'obbligo ed è l'adempimento a una norma, ed è però un passaggio difficile per l'inadempienza dell'ATI idrico, che è quella che avrebbe dovuto condurre e disciplinare questo passaggio non solo per il comune di Lipari. E veniamo alle richieste degli operatori commerciali che ho incontrato ieri. Si è parlato di suolo pubblico, spazzatura, acqua, appunto, come detto, viabilità e traffico, promozione turistica. Ci sono state da parte sua delle aperture ma anche delle chiusure, e delle chiusure che non possono essere altrimenti, voglio dire, per quanto riguarda il suolo pubblico, no? Cioè lei già ha avuto più volte occasione di chiarire qual è la situazione del bilancio, che è un bilancio strutturalmente solido, ma che è praticamente vincolato a quel fondo, no? Sì, di crediti. Ma io ieri ho tentato di aggiungere pure qualcosa in più, nel senso che magari questo può essere recepito positivamente o negativamente, ma le cose vanno dette come sono, indipendentemente non alla ricerca di assecondare a ogni costo le richieste. Il suolo pubblico, seppur io ho riconosciuto che è un valore certamente non determinato da questa amministrazione nelle dimensioni in cui è stato determinato, con un aumento che avvenne nel 2012 con un valore altissimo, io sono cosciente che è molto costoso, ma non è la priorità per questa amministrazione. Io posso risultare antipatico in quello che dico, perché le tariffe che devono essere riviste prima di tutto sono altre, va rivisto, e su questo l'amministrazione sta lavorando, chiaramente ci vogliono i tempi, va rivista la tariffa della nettezza urbana, che deve passare da tariffa a tassa, in modo che si abbia una equità tra i rifiuti che si producono e le tasse che si pagano. Là c'è un fatto non soltanto economico ma anche un fatto morale, perché noi abbiamo in questo momento l'unico valore fondamentalmente col quale riscuotiamo la tassa nella spazzatura, quadri, che sono i metri quadri, e non è giusto che un'attività, per non parlare di un cittadino che ha 100 metri quadri e che produce 10 di spazzatura, paghi come una altra attività che ha sempre 100 metri quadri ma invece paga 10 volte tanto.
Così come non è giusto, anche se ci sono dei correttivi, ma non sono sufficienti, che una famiglia che paghi la spazzatura perché ha un immobile di 10 metri quadri, di 100 metri quadri, magari ci sta dentro una persona sola, paghi quanto una famiglia dove ci sono 5 persone e quindi con un maggiore quantitativo di spazzatura, e paghi la stessa cifra perché ha sempre 100 metri quadrati. Quindi secondo me quelle sono le priorità, come la priorità è quello che stavo dicendo del tentativo di ottenere una tariffa dell'idrico più adeguato. Fatte queste modifiche su cui si sta andando avanti, allora si può rivedere un ragionamento complessivo delle entrate del comune, ma semplicemente occuparsi del suolo pubblico, che è un servizio a richiesta e che viene pagato in funzione dei metri quadrati richiesti, non mi sembra, posso risultare antipatico, ma non mi sembra la priorità rispetto ai pagamenti che i cittadini fanno al comune. Io ho pure raccontato ieri che questa amministrazione, questo comune, indipendentemente dalle tante difficoltà, raccontando per esempio anche le modifiche alla legge sulle isole minori che abbiamo chiesto, è attenta alle necessità che le nostre attività, soprattutto quando stagionali, nel senso che hanno un reddito per un periodo molto breve, anche se negli ultimi anni si è leggermente allargato rispetto ai costi che hanno, e quindi andiamo al di là del nostro ruolo di ente locale proponendo delle modifiche normative come abbiamo fatto sulla tassa di sbarco per dargli una mano, per esempio per ottenere una defiscalizzazione del costo del personale e quindi assicurare un servizio per un numero maggiore di anni, perché tutti parlano di destagionalizzazione. La pubblica amministrazione della destagionalizzazione deve fare il suo dovere, ma anche il privato deve fare il suo dovere, perché per fare la destagionalizzazione, prima cosa, bisogna dare anche i servizi, e non è immaginabile che si parli di stagionalizzazione e poi soprattutto nelle isole minori, se tu vai in un periodo non di piena stagione hai pure difficoltà a prendere un caffè perché tutte le attività sono chiuse, e come si sa bene il sindaco non può obbligare nessuna con le nuove normative, nessuna attività a restare aperta. Certamente il sindaco poi, questa amministrazione lo sta facendo, non produrre un obbligo, ma tentare di trovare dei meccanismi che rendano produttivo e che aiutino le attività, come abbiamo fatto con questa proposta che speriamo di ottenere, aiutano le attività a avere un costo minore e quindi restare aperti per più tempo, per essere anche funzionali a un'offerta turistica che vada verso la destagionalizzazione. Lei crede che questa defiscalizzazione, mettiamo così, una volta che passa, cioè possano essere trovate le coperture, perché voglio dire, ma guardate, gli operatori... Io credo che noi una battaglia importante l'abbiamo già fatta, è stata quella della tassa di sbarco. Dal momento in cui l'abbiamo iniziata, al momento in cui l'abbiamo realizzata, che se ne dica, poi possiamo discutere su tutto, come vengono spesi, come non vengono spesi, che effetto ha avuto, che effetto ha, possiamo discutere su tutto. Ma certamente quello che ha fatto sopravvivere questo comune è la battaglia che ha fatto questa amministrazione per la tassa di sbarco. Stiamo facendo la stessa battaglia sulle leggi sulle isole minori per alcuni temi fondamentali, che sono questi della defiscalizzazione, che sono quelli perché i problemi si risolvono soltanto se c'è un atteggiamento normativo diverso e si riconosce la particolarità del territorio. Nella legge sui minori gli emendamenti proposti riguardano la questione della sanità, che non è mai stata dimenticata da questa amministrazione, e soltanto secondo me con una modifica normativa si può arrivare a un risultato. La questione della mobilità, altra questione altrettanto importante, la questione della defiscalizzazione. In effetti la proposta che fa il Comune di Lipari non è così incisiva economicamente, perché ricordo già che, ed è così spiego meglio magari la proposta, ricordo già che oggi chi assume una persona a tempo indeterminato ha una defiscalizzazione dei contributi per 24 mesi. Noi che cosa proponiamo al governo? Proponiamo che gli stessi 24 mesi che già esistono nel caso di un'assunzione a tempo indeterminato siano concessi a chi assume la stessa persona anche a tempo determinato
per almeno 8 mesi. Questo avrebbe sul nostro territorio un effetto pratico dirompente. Intanto costringerebbe, perché gli darebbe una mano economicamente, tutte le attività a stare aperti almeno 8 mesi, e quindi non ci sarebbe il problema di doverli obbligare a dare dei servizi. Avrebbe un effetto pratico sulla qualità della vita e sul reddito dei nostri concittadini, perché non ci sarebbero più dei periodi di assunzione molto brevi che non ci permettono, né con me la normativa oggi in questo momento, neanche di usufruire di ammortizzatori sociali di un certo tipo, oltre che di fatto una defiscalizzazione di questo tipo annullerebbe completamente ogni ancora predisposizione al lavoro nero. Inoltre l'obbligo di assunzione alla stessa persona per almeno 3 anni, almeno 5 anni, così come è fatta la proposta che abbiamo fatto noi, qualificherebbe anche la formazione di queste persone, che avrebbero la certezza di poter lavorare nella stessa attività per almeno 5 anni, quindi anche la formazione e la continuità lavorativa avrebbe gli effetti pratici sulla qualità del servizio che Sindaco, noi diamo. Abbiamo gli ultimi 4 minuti. Annunciamo, perché lei l'ha fatto anche ieri, le novità che ci saranno nel corso dell'estate. Lasciamo stare da parte manifestazioni turistiche, promozione, perché sappiamo tanto che l'assessore Taranto è molto attivo su questo tema. Per quanto riguarda, ecco, appunto, viabilità e traffico, che cosa abbiamo? Che ci sono delle novità importanti. Vabbè, le novità, diciamo, intanto da un punto di vista dei servizi, 4 minuti sono ben pochi, ma credo che anche leggendo i comunicati si stanno concretizzando finalmente tanti lavori e tante iniziative che sono frutto dei lavori degli anni precedenti. Purtroppo, io lo dico sempre, i tempi della pubblica amministrazione non coincido con le aspettative, ma pian piano si arriva. Tra l'altro, a proposito di servizi legati al turismo, sia su Vulcano che su Sotto Monastero, nel mese di febbraio dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione dei bagni pubblici, quindi diciamo anche da un punto di vista di servizi ci sono dei fatti importanti, che non è l'opera sicuramente più importante che sta iniziando, ma è un'opera che caratterizza, perché stiamo andando avanti su tutto. L'altro giorno abbiamo affidato con ordinanza il porto di Ginostra, è stata fatta la perizia per ripristinare la banchina. Su Ginostra, cosa mi ricordo, perché c'è anche una piccola polemica su Vulcano. Per quanto riguarda Acqua Calda, so che ha avuto un incontro con la Protezione Civile. Sta andando bene, aspettiamo l'atto definitivo prima di dare notizie. Io ho detto che non ho fatto l'incontro con la cittadinanza, non per mancanza di interesse, ma perché lo voglio fare. Ne ho parlato informalmente così, diciamo, lo voglio fare con l'ottenimento di un provvedimento che secondo me sarà un risultato ottimo e molto al di là delle aspettative. Invece, quanto tempo passerà ancora? Io penso che stiamo parlando di giorni, verificheremo questo. Dal punto di vista della viabilità, secondo me l'esperienza che abbiamo fatto con le telecamere è assolutamente stata positiva, e c'è intenzione di ampliare sia il numero di telecamere che le aree protette da questo tipo di servizio. Tra l'altro, ci sono in questo momento, abbiamo formato delle persone per fare le guardie ambientali e per fare il controllo alla viabilità, quindi ci sarà la capacità di un maggior controllo. Oltre che un maggior controllo, sarà conseguente al fatto che ci sono in corso già le richieste di mobilità per la posizione municipale. Abbiamo già 6 richieste che la commissione che stiamo istituendo valuterà, quindi il numero di polizia municipale, soprattutto nelle isole minori, dove onestamente siamo a dir poco inadeguati rispetto al fatto della presenza della polizia municipale. Quindi queste unità che arriveranno saranno prioritariamente indirizzate nelle isole minori, e comunque aiuteranno anche numericamente il numero ormai troppo ridotto di agenti di polizia municipale. Tentiamo di attivare una cosa che avevamo già iniziato l'anno scorso, che poi non abbiamo potuto applicare per un fatto formale, per il tipo di riscossione, quello delle strisce blu nelle aree limitrofe alle zone, alle ZTL o alle isole pedonali, a dare anche la possibilità di un parcheggio a tempo per sfruttare queste aree. Bene, Sindaco, grazie della sua intervista. Ci saluti gli italiani d'Australia, che sicuramente la ricaricheranno in vista dei prossimi mesi, che saranno abbastanza impegnativi. Grazie a voi.